grazie alla dottoressa Micarelli per questo bel saluto introduttivo e ancora più grazie per averci invitato a questa Domenica di Carta, questa bellissima iniziativa del Ministero per i Beni Culturali. Quale migliore occasione per noi di presentare in questo contesto l'ultimo titolo di Emilia Dente, L'arte perduta. Chi conosce il Terequinto Edizioni sa che la nostra è una casa editrice che da sempre, fin dalle sue origini, ha avuto il pallino della storia e in particolare quello della storia locale. E in questo libro Emilia Dente ci parla di Montefusco, come ricordava la direttrice, quindi di quello che per lungo tempo è stato il capoluogo del Principato Ulteriore. Però Emilia Dente ci parla di Montefusco da una prospettiva, da un punto di vista che secondo me è molto originale, molto interessante. Perché leggendo questo testo, la prima cosa di cui voi vi rendete conto è che i protagonisti non sono dei re, non sono conti, non sono baroni, non sono vescovi, non sono abati. Chi sono i protagonisti di questo libro? Sono semplicemente gli abitanti di Montefusco. Cioè le persone comuni di Montefusco a cavallo tra 700 e 800, su cui questo libro, che è il prodotto di una ricerca documentaria sulle fonti, questo libro ci apre uno spaccato su quello che era la loro vita, su quello che facevano, su dove vivevano, sul lavoro che facevano, sulle loro famiglie. E qual è la traccia che Emilia Dente ha seguito in questa sua ricerca? La traccia, il filo rosso se volete, è quello dei faenzari. Chi erano i faenzari? Erano quelli che noi oggi probabilmente definiremmo degli artigiani specializzati. Perché? Perché il titolo stesso, il nome stesso, faenzari, trae origine da Faenza. Faenza era uno dei centri più antichi e più importanti della ceramica. E quindi il faenzaro era un artigiano la cui produzione aveva un valore particolare rispetto a quella degli altri artigiani che come lui lavoravano l'argilla. Infatti lo stesso titolo faenzaro era di per sé, era nobilitante. E come è avvenuta questa ricerca, come poi vi spiegherà sicuramente meglio di me Emilia? È avvenuta qui all'archivio con lo studio dei catasti, dei registri parrocchiali, che tutti i documenti in parte potete ammirare in questa mostra. E quindi c'è questo aspetto che è molto interessante perché ci dà proprio una prospettiva, se vogliamo, anche antropologica e sociologica su quelle che erano le condizioni di vita a Montefusco, perché sono documenti che ci danno l'idea anche appunto delle condizioni di lavoro di questi artigiani, ci fanno vedere come e in che modo si sposavano, a che età, ci fanno vedere quanti figli facevano, quanti di questi figli poi venivano immessi nello stesso mestiere, nell'artigianato. Artigianato che poi purtroppo per una serie di ragioni storiche che non so qui a raccontarvi è finito con il declinare e poi con lo sparire del tutto. Ed essendo questa appunto un'arte perduta, vi rendete conto ancora di più del valore di quest'opera. Di un'opera che cerca appunto di salvaguardare la memoria storica, almeno il ricordo di qualcosa di grande e di bello che ha contrassegnato la storia del nostro territorio.